I've seen you in a movie, I heard you in a song, now I know that this is questo nuovo video. Allora, come al solito io mi metto qua e registro un tot di video perché così riesco a caricarveli. Purtroppo, per fortuna, è iniziata l'estate, quindi insomma il tempo è quello che è. Infatti c'ho un caldo allucinante e, quindi mi trovo, fra virgolette, costretta a registrare, a meno che non siano vlog, dei video un po' tutti insieme in modo da poterne poi caricare. È stata una richiesta. Allora, mi è stato richiesto di parlare di Prada Paradox. Io mi sono informata come al solito in giro, lo sono andato ad annusare, l'avevo già annusato ma non me lo ricordavo. Lo sono andato a sentire in modo che mi sono informata, mi sono proprio informata dalla casa e tutto quanto, quindi voglio parlarvi di questo profumo che non, diciamo, non rientrava nei miei canoni, ma sinceramente ha tante cose molto molto valide di cui discutere, insomma. Allora, per prima cosa diciamo che Prada Paradox è stato fatto appunto da appunto Miuccia Prada e Raf Simons, per celebrare questa contraddizione, questi paradossi, come dice il nome, che avvengono all'interno della donna. Quindi vuole essere elegante e sofisticato, ma allo stesso tempo sensuale e molto intenso. Scoglio, comunque l'obiettivo principale che aveva Prada era quello di dimostrare che utilizzando degli ingredienti normali che vengono, diciamo, comunemente usati nei profumi, quali possono essere il nero, il muschio o l'ambra, si poteva creare comunque un profumo nuovo, un profumo riconoscibile, un profumo di tendenza, e secondo me ce l'hanno fatto, ce l'hanno fatta. Un altro paradosso è quello di unire il classico, perché comunque ha una base molto classica, e il contemporaneo, quindi da aggiungere degli ingredienti, come si diceva, nuovi, nel senso che da ingredienti classici con estrazioni diverse viene, diciamo, dato questo sentore di novità al profumo. Partiamo dalla famiglia olfattiva. La famiglia olfattiva è un floreale ambrato, quindi è un floreale ma con un fondo più legnoso, ecco. Parliamo della piramide olfattiva. Allora, la piramide olfattiva è la piramide olfattiva, sinceramente, tra i profumi che ho studiato, quella più complessa. Infatti me la sono un attimo dovuta scrivere perché ha varie cose fatte appunto in modo diverso. Allora, nella testa abbiamo un trio che lo rende succoso, che lo rende sbarazzino, che lo rende frizzante, ed è fatto da accordi di pera, bergamotto di Calabria e essenza di mandarino tangerino. Nel cuore invece abbiamo la prima novità, quindi abbiamo il neroli, però come? Abbiamo l'essenza dei boccioli di germogli di neroli, quindi viene estratto prima della fioritura del fiore, che gli dà appunto questo twist fresco, questo brio, questa sensazione di puro. Poi abbiamo l'essenza assoluta dei fiori d'arancio e poi abbiamo l'assoluto del gelsomino Sambac, e questo è il cuore. Nel fondo invece abbiamo degli accordi veramente caldi, veramente corposi, che gli danno comunque appunto dimensionalità, che gli danno potenza, che sono la resina di benzoino del Laos, l'infusione di vaniglia Bourbon Premium del Madagascar. E poi abbiamo un'altra novità, abbiamo due molecole ricavate in sintesi olfattiva. Abbiamo una, è il serenolide, che dà proprio il sentore muschiato, e l'ambroxan. Serenolide appunto è una molecola di muschio. E poi abbiamo l'ambroxan, che è un tipo di ambra estratta dalla canna da zucchero con un ridotto impatto ambientale. Quindi abbiamo queste due molecole sintetiche. Possiamo chiamarla, anzi la chiamano, l'ambra bioconvertita.
Quello di bello che c'è nelle note di Prada è che per ricavare prodotti appunto per creare questo profumo vengono utilizzate terreni agricoli quasi 100 volte minori rispetto a quelli tradizionali, quindi un grandissimo, grandissimo, una grandissima attenzione all'ambiente. Parliamo del packaging, sapete che a me piace parlare del packaging, molto stiloso, molto lineare, forma triangolare con angoli smussati che ovviamente sono un omaggio al logo Prada, il logo Prada è fatto così. Il flacone in vetro è interamente riciclabile, fatto però più sottile, quindi è ugualmente resistente, ma molto molto più leggero, appunto per ridurre l'impatto ambientale. La trasparenza del vetro su cui appunto è apposto poi il logo Prada, ovviamente rigorosamente in caratteri neri, rende molto più luminoso e fresco la sfumatura all'interno del jus all'interno. Ovviamente su tutto questo triangolone hanno messo un imponente tappo nero dalle linee geometriche squadrate, quindi molto squadrato, impreziosito ovviamente dal logo Prada. Novità, questo profumo è ricaricabile, quindi viene venduta a parte la ricarica da 100 ml, anche qua ridotto impatto ambientale. Chi è la testimonial di Prada Paradox? È Emma Watson, chi non si ricorda la famosa Hermione Granger di Harry Potter. Viene vista con una femminità ovviamente indomita, ma ugualmente elegante, e ho letto che ha gestito lei la regia, ha condotto lei, diciamo, la regia del video promo, quindi la sua prima esperienza da regista. Parliamo un po' di prezzi. Allora, abbiamo tre formati classici: 30, 50, 90, non 100. Il 30 costa all'incirca 73 euro, il 50 costa all'incirca 102 euro, il 90 all'incirca 139 euro. Poi abbiamo la ricarica da 100 ml che invece costa 80 euro. Prada Paradox è stato fatto 7 anni dopo il profumo pilastro di Prada. All'inizio era uscito solo da Bloomingdale, poi fortunatamente è arrivato anche da noi. Nonostante, un consiglio che posso dare è che nonostante contenga note agrumate, non va bene per chi ama i profumi prettamente agrumati. Una caratteristica che ho riscontrato è che è molto 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 persistente. Per farvi capire la tipologia di profumo, ricorda un po' Flower Bomb di Victor and Rolf oppure Voce Viva di Valentino come tipologia. Alien Goddess, ricorda tanto anche Alien Goddess. E un altro My Way di Armani. Diciamo che la tipologia è questa. Allora, io ho detto tutto quello che potevo dire su Prada Paradox, ovviamente do anche il mio parere personale, ma poco importa, nel senso che i profumi, come dico sempre, sono la cosa più oggettiva del mondo. Mi piace, non è ovviamente il profumo per me, ma mi piace. Ho riscontrato personalmente la persistenza ed effettivamente la persistenza c'è tutta. Però lo ritengo un profumo buono, riconoscibile e un buon prodotto che viene fatto. Quindi complimenti Prada e ci vediamo al prossimo profumo.